Ciao a tutti e benvenuti al Purpurlet. Questa mattina sono in compagnia di Nicoletta Capetetti. Prego Nicoletta, accomodati. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao. Allora, iniziamo la puntata sapendo i tuoi dati generali. Quando sei nata il giorno, dove vivi e cosa fai nella vita? Allora, io sono Nicoletta Cavadenti, sono nata il 15 febbraio del 70, rimaniamo così sul vago, a Varese e vivo a Foligno. Cosa fai nella vita? Allora, nella vita mi sono laureata a Perugia in economia e commercio, attualmente ho una camiceria a Piazzetta Piermarini, e è una camiceria artigianale, è la mia passione, il mio piccolo mondo. Ok, allora, nel momento in cui ho scritto la puntata che facciamo oggi, stavo vedendo un documentario sui Queen, gruppo dei Queen. Sì. A tuo pensiero, oggi più che mai conta l'esibizionismo? Beh, diciamo, è entrato a far parte in maniera fondamentale nella vita delle persone. Anche perché il mondo social ha permesso quei famosi 15 minuti di successo, notorietà. Di notorietà, come diceva Andy Warhol, e quindi sicuramente l'esibizionismo è diventato una parte integrante del nostro modo di essere. Cioè diventa quasi un problema non essere sui social, non apparire, nel bene e nel male, come tutte le cose in base... Facebook, dato che stiamo parlando di, è anche in qualche modo un, tra virgolette, palcoscenico? Assolutamente sì. Io attraverso il negozio ho potuto riscontrare sicuramente un'agevolazione, cioè mi sono fatta conoscere forse prima tramite social, quindi non posso che parlarne bene sotto questo punto di vista. Poi sempre, è un mezzo, è uno strumento che se utilizzato bene porta dei risultati buoni. Certo, e parlando di palcoscenico strumento musicale, è uno strumento che preferisci nella musica? Sì, il basso. È buono. Il basso. L'essere umano nasce con uno strumento di suo, la voce? Sì, nasce con uno strumento, assolutamente sì. Ti fa bene ascoltare musica? Mi fa bene, purché sia comunque volume basso, quindi non particolarmente alto, perché poi dopo mi infastidisce, e che sia rilassante. Ecco. Ti piace rilassare? Guarda, parli con una persona che io sono a giugno 7 anni che mi addormento con la radio programmata lounge, quindi proprio assolutamente. Quindi ci troviamo d'accordo. Sì, sì. Bene, bene. E ti piacciono i concerti? Sì, mi piacciono i concerti. Sì, diciamo che è un... Li ho scoperti un pochino adesso in tarda età, non ero un'appassionata, però diciamo di sì, dai. Parlando di... nella musica esistono dei, virgolette, miti musicali? Sì, credo sì, sicuramente ci sono dei miti, assolutamente sì. Qualcosa che rimane a prescindere nel tempo e dura nel tempo, sì. Parlando di... esibizionismo e quant'altro, tempo fa ho messo in testa un pensiero che ti dico, quello che chi nella vita non mostra esibizionismo non vende, chi mostra troppo svende. Sei d'accordo? Sì, mi trovi d'accordo, assolutamente sì. Chi non mostra non vende, ma chi esibisce troppo poi fa perdere il gusto, sì, la scoperta, perché poi noi siamo, diciamo, animali, no? Comunque.
E la scoperta è una parte fondamentale, la curiosità, quindi appartiene all'uomo. Quando ovviamente tu trovi una situazione in cui è già svelata, rimane tutto meno più affascinante. Sicuramente sì. Ti piace comunque nel tuo vivere il silenzio? Molto. Io amo il silenzio perché il silenzio rigenera. Tipo? Beh, quei 15 minuti la sera con una buona tazza di un tè, insomma, un infuso, la televisione spenta, mi trovi d'accordo, giusto? Stiamo registrando parole, però sì, siamo lì. Ti domando, ti piacciono nei discorsi che le persone fanno poche parole? Poche parole pesate, Come se io cadenzate. questa mattina dovevo fare, dovevo trovarmi con te per fare la puntata, ti avessi detto: sai Nicoletta, vorrei fare una puntata di un po' di minuti, registrare, parlare un po' di vita, di pensieri su questo che ti Nicoletta, Invece, vuoi fare la puntata? Punto. fine, sì, è vero. Io ti ho risposto, guarda, ritardo 15 Ecco. minuti. Ora c'era in televisione Morgan, che conosci The Blue Vertigo, il cantante. Sì, più o meno Ok. sì. E diceva un pensiero: sono una macchina da guerra. Diceva: lo sono le persone macchine? Nel senso buono. Senso buono, sì, ogni persona secondo me porta avanti una battaglia, quindi ognuno di noi è una macchina da guerra, deve portare avanti dei propri raggiungimenti, dei propri obiettivi, si deve scontrare con degli ostacoli, quindi sì, c'è una forza che paragonerei, diciamo, alla forza che possiamo avere, ecco, in una macchina che va in guerra e che fa muovere. C'è una frase molto fredda e ferma che dice che una morte nella vita è una tragedia, un milione è una statistica. La morte nella vita è una tragedia. Beh, Un milione è una statistica. come tutte le cose, c'è il bene e c'è il male. Una morte è sicuramente un evento tragico, un evento forte, ma allo stesso tempo se si sa cogliere il buono delle cose, produce un cambiamento e noi Certo. cresciamo attraverso il cambiamento. È bene rimanere sempre pronti nella vita ai cambiamenti. Sempre. Il cambiamento permette la crescita, come l'aragosta. L'aragosta cresce e nel momento in cui cresce perde il proprio involucro e ne acquisisce un altro, la lumaca. È inevitabile, quindi la crescita e il cambiamento. Hai nel tuo buona memoria di cose personali tue? Sì, tutto quello che ho fatto rifarei tutto. Anche soprattutto gli errori. Servono. Perché a me mi sono serviti tantissimo. Che Io, ovviamente li sai poi certo, io ho rielaborare. dato un pensiero su questo, cioè ciò che segna, insegna. Allora, mia cara, devo comunicarti che siamo giunti al fine della puntata. Io ringrazio A te. tantissimo. Ricordo il mio sito che è www.thepurpley.com. Bene, crescete sempre perché da agosto vi auguro.